Milinkovic, Savic, va all'Al-Hilal per 40 milioni, più tanti milioni per lui, queste sono le cifre che leggiamo, che sono possibili, e Sick Wolf e Gabbomen e il buon Fabio sono un po' stupiti, addirittura scrivono schifati, addirittura Sick Wolf usa la parola sconcertato. Attenzione, non è un dissing, sono opinioni rispettabilissime, ma su cui io non mi trovo d'accordo, e siccome loro sono opinionisti che hanno un notevole seguito, devo pensare che questa non è solo la loro opinione, ma è l'opinione di tanti altri insieme a loro. Cioè, l'opinione è: io sono Milinkovic-Savic, sono giovane, posso giocare ancora la Champions, il campionato italiano. Perché vado in Arabia Saudita, mi vado a chiudere lì in quell'angolo lì? Ve lo spiego, caro Gabbomen e caro Sick Wolf, i soldi. Oggi i giocatori non sono professionisti. Il professionista è il dentista, il professionista è il medico, il professionista è l'avvocato, che prendono 100, 150, 200 mila euro l'anno. Sono tanti soldi, ma sono quelli i soldi, super giù, in media. Qua non stiamo parlando più di professionisti. Quando parli di calcio, stiamo parlando di aziende. Quindi Gabbomen e Sick Wolf, quando pensate a Milinkovic-Savic, pensate a un'azienda, né più e né meno un'azienda. Da una parte c'è un profitto molto alto, quasi decuplicato, prenderanno 60-70 milioni questi giocatori super giù, quelli che andranno, i grossi nomi, le cifre sono quelle, prenderanno 60 milioni, 70 milioni. Secondo voi un'azienda davanti a una cosa del genere non ci pensa? Oppure ancora meglio, non accetta? Questo è il punto. Dice, ma giochi nella Lazio. Allora, andiamo indietro. Mettiamo un attimo indietro il tutto. Giochi nella Lazio, giochi la Champions, ma non la vinci la Champions. Giochi nella Lazio, giochi in Serie A, ma non la vinci la Serie A. Cioè, pensare anche a Milinkovic-Savic, che si prende le sue soddisfazioni nel campo di gioco, ma quali? Quali soddisfazioni stiamo parlando? E questo è un conto. Dall'altra parte ci sono tanti soldi, c'è il tuo futuro, c'è il futuro di questa persona e di questa famiglia. Ecco, la famiglia. Questo può essere il punto debole per l'Arabia Saudita. Vi spiego cosa intendo. Una famiglia che si sposta dall'Italia alla Spagna, dalla Spagna alla Germania, dalla Germania all'Inghilterra, beh, ci sta, è un mondo occidentale, quindi bene o male ci sta. Rimani vicino alla tua famiglia d'origine, perché un'ora d'aereo da Londra, da Roma, da Milano, da Madrid raggiunge un po' tutto, anche la Serbia, la Croazia, insomma raggiunge un po' tutto. Se vai in Arabia Saudita le cose un po' cambiano per la tua famiglia, perché lì sei fermo, oltretutto con un mondo che non è quello occidentale, il mondo occidentale è quello nostro, e va bene, quindi ti devi adeguare, ma soprattutto temperature altissime. Quindi uno potrebbe, come giocatore, dire: signor, io vengo, però lascio la mia famiglia in Europa, e cosa succede? Che vi sto chiedendo se posso andare dalla famiglia ogni mese per 3-4 giorni. È così grande come sacrificio? Cioè, guadagni 60-70 milioni, fai quello che ti piace comunque fare, perché loro faranno sempre le stesse cose, giocheranno a calcio, quindi faranno gli allenamenti, prepareranno i tiri di rigore, i calci di punizione, gli scatti, quello che faranno, le corse, dopodiché giocheranno la partita, fanno quello che hanno sempre fatto per 60-70 milioni. E non è che sono neanche soli, perché ormai sono tanti: Kanté, Koulibaly, Ronaldo, Benzema, e sono e diventeranno sempre di più. Quindi io la decisione di Savic non è che la comprendo, io non comprenderei l'opposto. E infatti per Gabbomen e Sick Wolf la mia idea, la mia opinione è completamente opposta alla loro. Cioè, io sarei scioccato se loro non accettassero. Questo è il mio punto di vista, altro che essere scioccati perché ha accettato. Ragazzi miei, queste sono aziende, stanno facendo il loro business, i loro interessi, e il loro interesse è questo. Dopotutto, e lo dico anche agli amici romanisti, appunto Sick Wolf e appunto Gabbomen, a voi piace quando il vostro giocatore si comporta da professionista? O credete che tutti i giocatori che sono alla Roma tifano Roma? Assolutamente no, così come i giocatori dell'Inter non è che tifano Inter, abbiamo Di Marco che tifava Inter, ma tutti gli altri tifavano per altre squadre. Però
siamo contenti quando loro si comportano da professionisti. E Savic questo sta facendo, si sta comportando da professionista barra azienda. Ma davvero voi potete pensare che un giocatore rifiuti tutti quei soldi, quel potere, perché alla fine questo si tratta, per cosa? Io davvero ho seguito i video, non capisco, non faccio fatica a capire. Rispettabilissime le opinioni di Sick Wolf e di Gabomen, sono rispettabilissime. E non sono solo le loro, sono le opinioni di tanto, rispettabilissime, ma che io non capisco. Semplicemente io non capisco come si faccia a non immaginarsi la scelta. Cioè, sei là, ti chiamano, sei Milinkovic-Savic, sei a casa o sei in barca e ti chiama il tuo procuratore e ti dice: sai, mi hanno contattato questi dell'Arabia e insomma 20, 30, 40 milioni. Come fai a dire, cioè, per 2-3 anni? Cioè, tu da finire la carriera con 10-15 milioni, e sono tante, sei ricco, 10-15 milioni sei ricco, a finire la carriera con 100-150 milioni... Beh, sapete, uno finisce la carriera a 34 anni, 35 anni, perché dopo il contratto viene rinnovato, 34 anni, 35 anni, finisci la tua carriera con 150 milioni. Ti puoi aprire catene di alberghi, catene di supermercati, comprare ville a go-go dove vuoi, anche ne puoi avere anche 12 ovunque sparse nel mondo. Cioè, perché non dovresti farlo? Perché? Cioè, ma qual è l'idea? Io infatti, l'idea dell'Arabia Saudita, adesso passo all'Arabia Saudita, perché alcuni mi avete domandato, ma perché l'Arabia Saudita sta facendo questo? Perché è in ritardo? Perché è in ritardo? Dice, ma di che sta parlando? L'Arabia Saudita, fino adesso, per almeno 50-60 anni, si è retta sul petrolio, lo sappiamo tutti, però il petrolio potrebbe anche finire per tanti motivi, perché ci sono le auto elettriche, per tanti motivi. Allora l'Arabia Saudita, penso, che ha incominciato a pensare di, diciamo, diversificare. Fra le diversificazioni c'è il turismo, ma per fare turismo ti devi fare conoscere. E Dubai, Doha, gli Emirati, loro si sono fatti conoscere. E infatti ultimamente sono diventate mete molto ambite nel turismo internazionale, nel circuito del turismo internazionale, quelle sono mete ambite. L'Arabia Saudita in ritardo, per tanti motivi non sto qui a spiegare, ovviamente, dice no, vabbè, l'apertura ci può stare, però dobbiamo offrirci, dobbiamo farci vedere, dobbiamo farci conoscere. E da chi? Dagli asiatici? Mi interessano relative. Dagli africani, con tutto il rispetto, gli africani non è che hanno questo grande flusso di turismo. Dagli europei, perché gli europei sono quelli ricchi che fanno turismo. A cosa piace agli europei? Il calcio, che piace anche a noi arabi. Insieme facciamo sto matrimonio. Quindi io spendo questi soldi, quant'è? 500 miliardi? 100 miliardi? Si può fare. È un investimento che devo fare, ecco perché questi soldi sono a pioggia, perché è tutto uno Stato che li sta mettendo. E tu, giocatore, dovresti rinunciare a un business, a una situazione, a una contingenza del genere, per chi? Per la Lazio, con tutto il rispetto per la Lazio, per Sick Wolf, con tutto il rispetto per Sick Wolf, quando dico Sick Wolf, non lui o Gabo, dico per noi, ecco, per me, per Diego, per il mio vicino di casa, per chi dovrebbe rinunciare? Per il tifoso della Lazio che va, Lazio, con tutto il rispetto, cioè io devo rinunciare a 100 milioni? A tutto quello che possono darmi 100 milioni? Cioè mi compro mezza Serbia, io mi compro davvero, compro tutta la regione dove sono nato, compro palazzi su palazzi, e per cosa non dovrei fare quello? Per chi? Questo è, ho visto questi due video di Gabomen e di Sick Wolf e sono rimasto stupito all'incontrario, però ripeto, e l'ho detto anche all'inizio, rispettabilissimo tutto e tutti, tutte le idee, tutte le opinioni. La mia opinione è diversa su questa storia dell'Arabia Saudita. Io sono molto più sorpreso quando non accettano, non quando accettano. Ma questa è la mia opinione, io me l'ho dimenticato pure, ragazzi, se volete iscrivervi, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo, ovviamente non lo è, ma insomma sta diventando sempre più grande, sempre più interessante. Sto preparando il pronosticone, già partiamo con stasera perché ho fatto il pronostico delle Champions League, ma ovviamente quando arriverà la Bundesliga, la Premier League, la Serie A, la Serie B, le grafiche già l'avete visto, avete visto che nelle grafiche ci sto lavorando tanto, quindi siete tutti invitati a iscrivervi, a mettere un mi piace,
invece saluto Gabboman, saluto Sickwolf, bravissimi ragazzi, bravissimi youtuber, che a me piacciono tutte e due, oltretutto mi piace il loro stile, sempre tranquillo, educato, l'ho detto all'inizio, lo dico ancora, ripeto, opinioni rispettabilissime, non è nessuna critica, è giusto di scambiarsi queste opinioni, di un punto di vista diverso, ma in maniera legittima, sia il mio che il loro, ovviamente. Anzi, li saluto, ne approfitto per salutarli. Detto questo, ragazzi, alla prossima, ciao a tutti voi, a tutti, ciao ciao!